Questo dunque il profilo di Godin con l'Inter, che cerca chiaramente di alzare il muro in difesa. Lavora anche qui l'Inter in prospettiva, direttore, con chiaramente delle idee di adesso da concretizzare poi a giugno. Sì, però Godin viene per fare il titolare, non penso che lo si possa mettere dietro Skriniar e De Vrij. Penso perciò che Miranda se ne vada, o adesso o più probabilmente a giugno, ma se ne vada sicuramente, e che l'Inter abbia o cerchi di avere quattro centrali. Io come quarto metto D'Ambrosio, che può fare l'esterno ma ha fatto anche il centrale soprattutto a tre, e a meno che non compri qualcun altro a giugno, però vedo un po' di dualismo. Ci sono tre titolari per due maglie, a meno che Spalletti non ci sorprenda e passi alla difesa da tre, come aveva promesso all'inizio di questa stagione. Aveva detto: giocheremo più volte a tre. Evidentemente contemplava in questa soluzione difensiva anche la Miranda, e invece poi alla fine ha giocato quasi sempre a 4. In ogni caso è interessante che arrivi un giocatore di grande qualità, ha i suoi anni, purtroppo io penso che il meglio l'abbia dato, ma è un giocatore di classe, un giocatore che ha grande tempismo, un giocatore che ha grande personalità, è un giocatore che sa giocare bene, secondo me, sia a 3 sia a 4. E come è stato sottolineato molto opportunamente dal servizio di Fernando, sui calci piazzati è uno che segna tanto, insomma, viene, va in area avversaria, colpisce di testa, colpisce di precisione. I suoi gol sono importanti, se non decisivi. Ah sì, è qualcosa in più. Volevo aggiungere qualcosa prima, Mauro, ti vedevo mentre parlava il direttore. Questo acquisto è un grandissimo colpo per vari motivi. L'importante è che questo colpo non significhi che se ne va via Skriniar, perché c'è anche questo rischio. Arriva Godin, ci sono esattamente, se si passasse per la difesa 3 sarebbe a questo punto un super colpo, perché comunque avresti tre difensori centrali di livello eccezionale e due laterali che secondo me rendono molto di più da esterni, come in un 3-5-2, come Asamoah e Versalico, che invece a mio parere come terzini classici nella difesa 4, insomma, non sono così bravi quanto sono quando devono proporre. Insomma, non è che stiamo scoprendo l'acqua calda. Poi c'è un aspetto psicologico, che Marotta riesce con l'Inter ad acquistare un giocatore che era stato un obiettivo della Juventus. Sì. E quindi anche questo sarebbe un grande ingresso in nerazzurro da parte di Marotta, a mio parere. Gabriele, sì, effettivamente, insomma, anche questo, c'è la curiosità, diciamo, a corredo di tutto, anche di questo aspetto, insomma, non indifferente e non trascurabile, la presenza appunto di Marotta. Fernando, torno da te. Sì, Gabriele, perché arrivano anche i primi dettagli sulle eventuali cifre dell'ingaggio di Godin, cioè raccontano i colleghi della Gazzetta dello Sport, e sono cifre abbastanza importanti. Si parla di un biennale con opzione per il terzo anno a 6 milioni di euro netti a stagione, bonus compresi. Agli agenti invece andrà una commissione di 5 milioni di euro, quindi insomma attenzione, perché magari, visto che si parla anche del rinnovo di Skriniar a determinate cifre, se Godin andrà a guadagnare 6 milioni, poi lo sloveno potrebbe avanzare qualche pretesa. Eh sì, queste sono un po' delle cifre abbastanza pesanti. L'Inter pensa anche a altre situazioni in divenire, anche una sorta di linea verde su quelli che sono un po' i talenti più interessanti, i giovani più interessanti nel campionato italiano. Non solo, la stessa Inter pensa anche a Nicolò Barella, ci pensano tanti a questo giocatore. L'Inter fino a 2-3 giorni fa era nettamente in vantaggio su Barella, e voci di dentro e voci di fuori davano Barella per fatto all'Inter. Ora bisognerà vedere come va con il Chelsea. Certo che se il Chelsea, come ci ha detto Alfredo, mette sul tavolo 45 milioni di sterline e tutti gli altri fanno un passo indietro, anche perché il presidente del Cagliari li vuole cash, non vuole contropartite tecniche. Io
faccio fatica a pensare che l'Inter possa arrivare a questa cifra, però può farcela. Io credo che l'Inter sia stata raffreddata sulla pista Barella, però vediamo, perché di qui io credo che Barella non si muova in ogni caso, però potrebbe essere, come ho detto prima, che Barella viene ceduto al Chelsea, completa la sua stagione al Cagliari e poi va a raggiunge Sarri. Vediamo, l'Inter è, se non va al Chelsea va all'Inter di sicuro, e perché il giocatore come pista italiana preferisce l'Inter al Napoli, questo è stato detto e fatto capire, e perché può darsi che lui voglia proseguire la sua esperienza in Italia e non andare all'estero. Quando si va all'estero un minimo di incognita c'è sempre, anche per i più bravi, perché c'è il problema della lingua, non so, magari Barella sa benissimo l'inglese, c'è il problema dell'ambientamento, c'è il problema di nuovi compagni, c'è un problema di una leadership che lui al Cagliari e in Italia ha. Magari al Chelsea può fare più fatica a ritrovare, non lo so, cioè, ci sono tante incognite. Può darsi che sia il giocatore stesso a orientare la scelta, però i soldi messi sul tavolo fanno rumore, insomma, frusciano, che è un piacere, no? Ah sì, sono molto pesanti. 45 insomma. Milioni di sterline sono una cifra, insomma, alla quale una società dice sì. Poi parleremo dell'Inter in modo approfondito anche dopo le 23.30 con delle notizie importanti da poter analizzare per quanto riguarda i nerazzurri, la formazione di Luciano Spalletti. Mauro, vuoi aggiungere qualcosa sì, su questo? Che Giulini comunque non dispiacerebbe neanche dare Barella all'Inter, visti i trascorsi. Sì, certo. Se c'è una società alla quale Giulini darebbe volentieri il suo gioiello, credo sia quella nerazzurra. Però è evidente che con i sentimenti non si va molto lontano, se arriva il Chelsea offre un po' di più, Giulini a quel punto dimentica i trascorsi e prende le sterline, immagino. Piace anche al Napoli, tra l'altro, Barella? Piace anche al Napoli, perché comunque Ancelotti è un altro che vede molto lungo. Piace anche alla Juventus, che però è un centrocampo ipermunito in questo momento. Ah sì, poi parleremo sia di Juventus che di Napoli. Prima di andare in fascia, però ti chiedo, Mauro, cosa serve nell'attualità adesso all'Inter per potenziare il suo organico nel mercato di gennaio, se farà qualcosa nel mercato di gennaio? Ma secondo me avrebbe bisogno, il solito discorso che facciamo sui terzini, un terzino comunque in grado di coprire e non tanto di spingere, perché molte volte con una difesa, comunque è un po' lo stesso problema che la Juventus, quando tu hai comunque una difesa 4 e hai da una parte Asamoah e dall'altra Versalico, hai da una parte Cancelo e dall'altra parte Alexandro, i due centrali sono costretti ad un super lavoro, quindi se Spalletti vuole insistere con la difesa 4 prima che arrivi Godin per poi passare alla 3 che dicevamo prima, forse servirebbe comunque un prospetto in grado di dare maggiore copertura. Sì, ovviamente parliamo di giocatori anche funzionali e pronti, perché poi questo serve nel mercato. È vero, si gettano le basi anche su quelle che possono essere le strategie da portare a compimento a giugno, però poi in questo momento è quello che parlavamo anche. Per intenderci, non un Florenzi che comunque non risolverebbe sì, il problema, certo, sarebbe sì. Il caso doppione di questi terzini che c'è una volta, che invece fanno le ali, fanno un po' finta di fare ogni tanto anche i terzini, però loro piace molto di più spingere. Nel frattempo, eccola qui come promessa, l'ultima ora, Fernando Siani, che anticipiamo con il nostro Alfredo Pedullà, sempre molto molto attivo sia su Twitter, poi vedremo anche il suo profilo ufficiale gettonatissimo Instagram. Ma questa è la notizia che riguarda un altro grande giocatore a livello internazionale, a livello mondiale direi. Assolutamente Fernando. Sì, Gabriele, il nostro Alfredo Pedullà l'ho annunciato sul suo profilo Twitter, con Herrera che effettivamente ha due offerte all'Inghilterra, una importantissima alla Spagna, ma a quanto pare il messicano vuole solo l'Italia e l'Inter sarebbe in vantaggio sulle altre, Inter che da novembre che si muove sull'attuale giocatore del Porto, e nei prossimi giorni ci potrebbe essere un incontro per trovare l'accordo e quindi prenderlo già nel mercato di gennaio. Sono più defilate invece Milan e Roma. Vi ricordo che ovviamente tutte le notizie di mercato
potete trovarle per quanto riguarda Alfredo anche sul suo profilo Instagram, che è questo qui, The Real iPad, con 4.964 follower. Insomma, il mercato passa anche sui social e da qualche tempo per Alfredo anche su Instagram. Esatto, esatto, quindi sempre molto attivo il nostro Alfredo Pedullà, che poi ritroverete domani sera dalle 23 nel piatto forte, la nostra lunga non stop giornaliera dalle 17 fino alla mezzanotte e mezza, 23 Sport Italia Mercato, che è anche l'hashtag attraverso il quale interagire con noi sui social, con Michele Cricitiello, con Alfredo Pedullà e poi l'appendice del Lo Sai Che. Hector Herrera è un giocatore che piace a tanti, piaceva anche Mauro alla Roma, piace anche alla Roma, e è un giocatore chiaramente di grandissima caratura internazionale, e l'Inter comincia a pensarci, anche perché lui pensa all'Italia. È interessante il fatto che comunque un messicano pensa all'Italia piuttosto che alla Spagna, che comunque solitamente è la meta anche per questioni proprio linguistiche. Vedremo un attimino se si riuscirà comunque ad arrivare anche a questo colpo, quest'Inter che comunque veramente sta mostrando di avere le idee chiare, era importante, si è avuta proprio una svolta. Comincia a uscire fuori un po' il personaggio Marotta in queste trattative. Sì, a mio parere sì, perché Godin, sono certe, scelte, sono dei giocatori comunque di un certo livello, e Marotta vuole dimostrare che comunque alla Juventus, al di là del fatto che lui vuole fare bene il suo lavoro, che chiaramente come ha sempre fatto, vuol dimostrare alla Juventus che non è che ormai, perché la Juventus vince sempre, allora i giocatori arrivano a bussare alla tua porta, ma puoi ancora andare a comprarli tu, e anche perché porti la bandiera di una società che comunque è importante a livello internazionale, qual è l'Inter. Ah sì, chiaramente parliamo anche di giocatori di grande caratura internazionale come Herrera e Godin. È ovvio che poi tutto ciò viene anche incrementato da questo duello, no, direttore Padoan, tra la Juventus e l'Inter, Marotta e Paratici, ovviamente i due che prima lavoravano in simbiosi ora si trovano a lavorare su scrivanie differenti, con la Juventus che prova a dare continuità, l'Inter invece che cerca chiaramente ambizione e grandi manovre per l'orizzonte, non solo immediato gennaio ma anche giugno. Sì, però Marotta farà quello che faceva la Juventus a mio giudizio, cioè porterà il budget, porterà la borsa, che non vuol dire che fa il portaborse, al portafoglio e stabilirà quanto vale o quanto valgono gli acquisti che vuole fare Ausilio. Dopodiché ci metterà qualcosa in più, che è la sua esperienza, che sono i giocatori che la Juventus voleva e che adesso lui può traghettare all'Inter, sia offrendo dei contratti importanti, sia offrendo il nome di una società, il lignaggio di una società importante come l'Inter. E Paratici dall'altra parte dice: ma state attenzione che gli acquisti li ho sempre fatti io alla Juve. Ora, questo è vero, ma li ha sempre potuti fare perché Marotta gli dava l'ok, perché Marotta era l'amministratore delegato dell'area sportiva alla Juventus come lo è all'Inter. Quindi io credo che Marotta farà quello che faceva la Juve aggiungendo qualcosa di più. Che cosa? Quella voglia di dimostrare che la Juve vinceva anche perché c'era lui, e che una squadra che non vince da troppo tempo come l'Inter con lui può recuperare terreno e vincere da subito. Io in una trasmissione di qualche sera fa, ero con Valentina, ho detto che all'Inter giocatori e allenatore non devono illudersi che questa sia una stagione di transizione, ovvero siamo al terzo posto e al terzo posto restiamo e basta così. No, non basta così. L'Inter, secondo Marotta, deve poter portare a casa, provare a portare a casa o la Coppa l'Europa League o la Coppa Italia, ma qualcosa deve provare a vincere, perché quando si è presentato Marotta ha detto: è ora di vincere qualcosa. Oltre ad avere ragione, era un messaggio a tutti, perché non c'è tempo da perdere e quando si vince domani è sempre troppo tardi, bisogna vincere oggi se ce ne sono le possibilità, e le possibilità l'Inter, ovviamente non per lo scudetto, questo va detto in maniera chiara, ma per altre manifestazioni molto importanti, la Coppa Italia è importante,
l'Europa League è molto importante, l'Inter se le deve giocare, se le deve giocare da subito. Non vale il discorso diventeremo forti l'anno prossimo, no, siete già forti quest'anno e un trofeo bisogna alzarlo. Sì, anche perché poi se diventa irraggiungibile la Juventus è ovvio, come dici tu direttore, insomma, che qualche trofeo bisogna metterlo in bacheca, che sia Coppa Italia, cioè, Europa League, qualcosa bisogna, sì, qualcosa bisogna anche ovviamente... Perché poi l'Inter cominciò la sua epopea che ha portato poi alla Champions League di Mourinho con la Coppa Italia, quindi sì, comunque si parte sempre dalla base, ecco, cercando di vincere qualcosa, però esatto, di prendere qualcosa, sì, assolutamente.